Il mondo del lavoro resiste il canavese che a un anno dall'inizio della pandemia mostra timidi segnali di ripresa, tiene la manifattura male il turismo. Lo dicono i dati elaborati da Agenzia Piemonte Lavoro, Camera di Commercio di Torino e Confindustria Canavese. Chiara Pottini. Adattamento e resistenza sono le parole d'ordine delle imprese del canavesano che dopo un anno di crisi dimostrano segnali di ottimismo. In attesa della crescita di tre ambiziosi progetti sul territorio, la Ital Volt di Karlstrom, che giovedì 22 sarà in visita ad Ivrea, la Eco Valley, la piattaforma per le start-up digitali, e la coalizione di imprese Icona, è il settore manifatturiero il più solido e vivace, mentre subisce una seria battuta d'arresto il turismo. A dirlo sono i dati elaborati da Agenzia Piemonte Lavoro, Camera di Commercio Torino e Confindustria Canavese. Nello specifico, nel territorio preso in esame, troviamo oltre 32.700 aziende, di cui la maggior parte ad Ivrea e Chivasso. Il saldo tra nuove attività e cessazioni è sostanzialmente fermo, a meno 0,79%, anestetizzato, secondo la Camera di Commercio, così come il mercato del lavoro. È diminuita sia la percentuale di localizzazioni con nuovi rapporti di lavoro, passata al 16,9% dal 18,2%, sia la percentuale dei rapporti di lavoro, che sono scesi al 70% circa dal 72,2%. Per quanto riguarda i dati del trimestre aprile-giugno 2021, dopo la perdita di fatturato nel 2020, si registra un miglioramento, ma con alcune criticità. Il trimestre in corso fa ben sperare per il numero di ordini, che però, dicono gli imprenditori, non garantisce una continuità per tutto il 2021. Il futuro resta un'incognita per liquidità e produzione.